E ora parliamo del tema dell'immigrazione e delle sue contraddizioni. A Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, a poca distanza l'una dall'altra ci sono due realtà opposte. Da una parte un campo gestito dalla Croce Rossa in un bene confiscato alla mafia e dall'altro un vero e proprio ghetto dove fanno da padrone i caporali. Il reportage è del nostro inviato che è Gianmarco Sicuro. Ogni giorno decine di migranti si mettono in fila, consegnano un documento ed accedono alla struttura con 4 tendoni e 120 posti letto. Ragazzi che lasciano, vengono, quasi come se tutto fosse controllato. Sì, tutto registrato, censito e controllato. Un campo di sosta temporaneo, aperto per la prima volta quest'anno nel piazzale di un ex oleificio appartenuto a Cosa Nostra. Questo è un bene confiscato alla mafia, per cui diciamo sicuramente da qui dobbiamo partire al rispetto della legalità. Fino allo scorso anno i migranti dormivano in questa baraccopoli, demolita nei mesi scorsi, e che non è risorta grazie a questo campo dove i volontari come Giuseppe mettono facilmente in contatto domanda ed offerta. Non vogliamo sfruttare nessuno, vogliamo pagare per quello che è giusto da pagare. Come paghiamo i colleghi, paghiamo pure voi. A questo punto i datori di lavoro dovrebbero provvedere a trovare una sistemazione ai migranti ingaggiati, liberando posti nel campo provvisorio, ma quando questo non succede... Si è arrivato ieri, quindi lui fa parte di quelli che dormono al cementificio. È l'altra faccia della medaglia, il cementificio, un campo abusivo sorto di recente in un'ex azienda di calcestruzzi. Com'è di là? Bruttissimo, io non sapevo che era così, sai... Se no rimanevo a casa. In questo campo vivono molti migranti privi di documenti che vengono sfruttati dai datori di lavoro italiani. Paghe diverse in base al colore della pelle. Loro pagano le marocchine 7 euro e non pago 4 euro senza mangiare. Si so così, rimetto caccia fa. È lui ad accompagnarci all'interno. Filmiamo di nascosto. Qui dentro lo Stato non esiste. Un inferno di umanità senza acqua, bagni, luce, dignità. I lavoratori dormono dentro povere tende di nylon. L'aria è pesante. Un misto di immondizie e carne alla brace. 500 persone ammassate dietro le alte mura di una fabbrica abbandonata. Ed è ancora...